maniera più decisa, anche perché hai poche possibilità, manca poco tempo per poter vincere questa partita. Ci prova Ricci adesso, che cambia gioco a cercare Messina. Buono a controllare sul rimbalzo del pallone, può servire Melandri in profondità, è un gran pallone, attenzione Melandri dentro per il tentativo da parte di Miglietta, poi la rovesciata di Lauria e fa un gol della Madonna. 1-0, è un gol pazzesco di Lauria, il Parma è avanti 1-0, il quarto gol in stagione per Fabio Lauria, è un gol bellissimo, è un gol fantastico per esecuzione, per importanza, per il momento della partita, fantastico, un giocatore che ha trovato una giocata straordinaria. Che rovesciata pazzesca, la mette all'angolino in diagonale, poi va sotto, i tifosi del Parma a festeggiare il suo ritorno in campo, o meglio era già tornato contro il Castelfranco, ma questo è un ritorno ancora più bello, un gol bellissimo per Lauria, rovesciata col sinistro, la mette dove Semprini non può arrivare, Parma avanti 1-0, Fabio Lauria che festeggia così alla Giovinco, tanto per così emulare un grande giocatore.